gentilezza che cura. E lei vuole essere un mio, facciamo oggi dove? In un istituto attivo. Però la crisi diceva che non stava da voi di dove andare via, e passo la parola ai saluti al vicepresidente Pazienza di Genova. Albertino, il convitto nazionale,
voi avete una parte del mio e è andato un'eccellenza dopo. Un ringraziamento al direttore amministrativo, a tutti i dirigenti dell'Unione che sono presenti, che vengono praticamente da lontano. Se voi immaginate che il professore Lazzari, che è un'istituzione dell'Unione, viene da Tasso, quindi da Lecce, per cui sempre, ogni volta, quando lo chiamiamo, risponde sempre. Altro importante ringraziamento va alla nutrizionista, a tutte le autorità civili che hanno partecipato e ai professori del conflitto nazionale dell'alberghiero, nel fatto specifico, che veramente hanno dato tutto quello che potevano dare per organizzare questa bella manifestazione. E ultimo, a tutti quanti i collaboratori dell'ATA, veramente in pochi, i ragazzi che hanno partecipato veramente a organizzare il buffet, che io invito tutti quanti a gustare alla fine di questo convegno, perché vedrete che sono ragazzi, sono professori che fanno delle cose veramente di grande eccellenza. Io passo la parola agli altri relatori e veramente vi ringrazio per la partecipazione. E naturalmente a tutti i presidenti dell'Ecoluogo, ai ragazzi del servizio civile, i quali ragazzi del servizio civile per noi sono fondamentali. Io credo che se non abbiamo il servizio civile, veramente la vita si complica. E due paroline così per dire qualcosa sul lavoro che hanno fatto le due ragazze nostre, vale a dire Elena e Chiara, che purtroppo oggi non ci sono perché una insegna e l'altra sta facendo uno stage lavorativo. Mi sento pure coinvolto personalmente per quanto concerne la stesura di quella città che noi abbiamo fatto preparare, perché tra le altre donne che hanno partecipato delle informazioni, delle notizie, infatti c'era una volta c'è stata la nonna Enza che mi ha morte, quindi alla quale ringrazio e ringrazio tutte le altre nonne che hanno partecipato a fare quello che c'è che sicuramente io non lo posso dare a tutti quanti, ma spero di poterne salvare altre poche per diciamo far godere a tutti questo servizio. Di nuovo tante grazie e un buon pomeriggio. Grazie Presidente, adesso è la volta del caro amico mio personale, Alberto Casore, che è il Presidente del Down and Down, che ci darà un saluto. Presidente, io la chiedo una cosa, forse lei è una stagione, è un fattore molto importante nella nostra terra, quindi la valorizzazione è alla base. Io vorrei, più che mai, al Presidente regionale dell'Umbria, di ripristinare il turismo vento, quello dei cammini, soprattutto, e questo è il lato del turismo vento. Io vorrei che sicuramente tutta la provincia ci saranno dei tratturi che non vengono più praticati e che magari noi possiamo ripristinare, possiamo migliorarli, possiamo anche pulirli, perché un po' di questi sono anche gli scarichi che ce l'avete, per poter permettere un cammino attraverso anche le nuove astronomie. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi. Sono felicissimo di essere qui questa mattina perché la vicinanza di chi si occupa di sviluppo ogni giorno con il mondo del prodotto non può che portare ulteriori sinergie. Da sempre seguo questo lavoro e va dato atto alle prodotto che sono dei veri presidi, io dico, ma non presidi qualsiasi, presidi di umanità. All'interno delle prodotto abbiamo tanto capitale umano, abbiamo tanti giovani che grazie al servizio civile hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo degli adulti, ma non in maniera forzata, anche con i tempi che vengono chiesti per capire quali sono le dinamiche che oggi muovono il mondo, che sono le
Ricordatevi sempre, noi, diceva un vecchio adagio, noi mangiamo e siamo quello che mangiamo. Cioè c'è una connessione molto stretta tra quello che noi siamo e quello che è la nostra tradizione enogastronomica. Noi abbiamo un patrimonio enorme che può servire a tanti giovani per rimanere sul territorio. Perché la vera scrive che fa un Roma, ma che fa anche il Gallo d'Italia, ma anche tutta la Puglia, come presidente dei Campugliesi, la sfida è sempre questa. Come facciamo a far rimanere i nostri giovani sul territorio? Cosa diciamo loro? Allora, questo convinto è l'esempio di quello che si può fare. Il cibo, la enogastronomia di qualità, le nostre tradizioni possono indicare la strada per un nuovo modello dove agricoltura non vuol dire qualcosa di residuale. Noi per troppo tempo abbiamo pensato che l'agricoltura fosse un'accezione negativa, che infatti deve fare in una piazza qua e lasciamo perdere. Oggi l'agricoltura, l'innovazione, tecnologia, l'agricoltura è tradizione, l'agricoltura è cibo, l'agricoltura è un modo nuovo di vivere la ruralità, dove quando si parla di ruralità non si parla solo della campagna, si parla delle centri urbane, si parla delle città smart, si parla delle land city, no? Dei paesi che possono diventare dei modelli. Però tutto questo di cui vi sto parlando, si muove attraverso le date delle persone. Se noi siamo capaci di interpretare il cambiamento, abbiamo la possibilità di vivere il nostro territorio in modo diverso. Mi diceva un mio amico cuoco, diceva, quando ci mettiamo a tavola, noi pensiamo di mangiare quello che c'è nel piatto. È sbagliato. Noi quando ci mettiamo a tavola, mangiamo il territorio. Noi mangiamo quello che noi siamo. La tradizione, l'agricoltura, la tradizione contadina, il modo di approcciarsi a quello che oggi è diventato un vero business. Oggi le persone cercano due cose. Dicevamo che stanno parlando del vivere lento, ma la gente che verrà sempre di più nel prossimo passato, cioè nel prossimo futuro, cerca due cose. La qualità della vita, un ambiente accogliente, un'ospitalità diffusa, e la seconda cosa che cerca è la coesione sociale che si trova ancora nei nostri comuni, nei nostri piccoli comuni. Quello che è troppo tempo, vedete, noi stiamo pagando, abbiamo pagato per troppo tempo alcune cose che ci sono state tramandate in maniera sbagliata. Quello che era valore, no, a un certo punto non è stato più valore. Sembrava che noi dovessimo rinunciare a tutto quello che ci avevano insegnato i nostri nonni, i nostri bisnonni. Una specie di innovazione sbagliata, cioè il fatto di rinunciare a tutte le nostre tradizioni per qualcosa che non abbiamo ancora capito oggi che cos'è. Vedete, oggi viviamo in un mondo in cui tutto è super accelerato, tutto avviene in tempo rapidissimo, i cambiamenti sono da un momento all'altro e sembra che non abbiamo più un punto di riferimento. Ma è proprio in questi momenti, io lo dico, vedo tante donne, tanti uomini stamattina, lo dico al Presidente delle Pro Rosso, proprio in questi momenti di maggiore difficoltà noi dobbiamo essere capaci di trasmettere alcune certezze. I cambiamenti avverranno sempre, saranno sempre più veloci, l'importante è che noi capiamo chi siamo e dove stiamo e qual è il nostro modello di vita. Se per noi sono importanti alcune cose anziché altre, se per noi mangiare cibo spazzatura va bene, oppure se vogliamo sapere cosa c'è a tavola, se vogliamo pensare che i nostri giovani attraverso una enogastronomia di qualità possono trovare anche lavoro. Oggi ci sono in Europa tanti chef che sono italiani, non solo in Europa, ma nel mondo, che sono andati fuori per fare esperienza.
ma oggi abbiamo anche strutture come queste che insegnano come si può, voglio dire, studiare per rimanere sul territorio. Quindi dico, noi abbiamo diversi modi di vivere i cambiamenti, o con paura, la paura di tutto quello che arriva, la paura di questa forma di società nuova liquida in cui sembra che non ci sia più niente che abbia valori, sentimenti, le passioni, la famiglia, le amicizie, il lavoro che scappa. Oppure possiamo contrapporre a questo modello un modello concreto, che è quello che fanno con loro lavoro, è quello che facciamo noi come Gamma, dove cerchiamo di dare certezza di fronte a un mondo che sembra che non abbia più alcuna certezza. Quindi è una sfida. Ma è una sfida che ci vede soprattutto impegnati da un punto di vista caratteriale, mentale. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e di vedere. Dobbiamo pensare che l'unico modo per non riuscire è se noi non ci cominciamo. Cioè l'unico limite che noi abbiamo è nella nostra mente, di noi stessi. Il mondo delle prologhe in Puglia sta dimostrando quale bacino formidabile di formazione è. Tante persone che lavorano assieme, che si misurano su nuovi strumenti, che pensano che di svolgere la parola volontariato, la dobbiamo sempre ricordare, in maniera del tutto, voglio dire, per essere utile agli altri. Oggi sembra che anche questo, essere utile agli altri, è una cosa negativa, ma io lo voglio dire stamattina qui, se noi non siamo solidari tra di noi, non c'è futuro. Se noi non capiamo che ci sono alcuni valori che sono irrinunciabili per l'essere umano, quindi dialogo con l'amore. Da sempre voi sapete che io vi accompagno con amore e con affetto, è il mio sostegno nel totale, ma dobbiamo cercare di alzare ancora di più l'asticella. Dobbiamo far capire che c'è un mondo solidale che si muove e si preoccupa del futuro e che è pronto a mettere a disposizione la propria competenza, la propria conoscenza per fare in modo che ci possa essere un futuro vivibile, accettabile, un futuro che si possa comprendere, che non è quelle delle cose dove c'è discriminazione, dove c'è, non c'è solidarietà, dove c'è egoismo, dove c'è rancore. Noi rifiutiamo una società del rancore, la dobbiamo rifiutare. Noi dobbiamo coniugare altri valori, la parola amore, amore tra le persone. E chi ama il cibo, vedete, il cibo, il destro, io mi ricordo, adesso mi lascio con questo ricordo personale. Io vengo da una famiglia contadina, mio papà era un contadino, bravissimo, come lavorava la terra, e prima delle case non c'erano tutti i piatti. C'era a spasello, c'era un piatto grande e praticamente ognuno attingeva dalla spasella, sono ricordi che erano lontani nel tempo. Quel fatto di mangiare nella stessa spasella, ognuno con la propria forchetta, creava un clima di intimità, di amore, di condivisione. E io vorrei che ogni tanto nelle vostre famiglie, invece di mangiare i piatti separati, mangiate da spasella. Perché questo ci aiuta a comprendere chi eravamo e chi dobbiamo continuare a essere. Grazie. Devi mangiare tanto sale per capire quanto è importante la persona che hai. Entriamo subito nel tema e con il responsabile del progetto, Gerardo Pioventi. Che ha fatto un grande lavoro a coordinare tutte le prove in questo progetto che stiamo anche prendendo. Sono bello, Tonino mi sta già guardando. Non è d'accordo. Grazie. Allora, intanto
una volta in un clip, quindi è stata disponibile, quindi mi ha fatto veramente piacere. Quindi grazie anche a voi e a tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione per questo. Ringraziamo e ringraziamo anche insomma, tutti gli amici che stanno qua, tutti i presidenti di Europa, i ragazzi di servizio civile, il nostro presidente regionale, che io non conosco, il professor Lazzari, da sempre vive nel mondo dell'Europa. Non c'è bisogno insomma, di dire se questo padre, ecco, lo conosciamo tutti qua. La dottoressa Celli e insomma Alberto Rasoli, che insomma, è sempre molto gentile, molto con noi soprattutto, apprezzo tutti, ma per il nostro mondo è sempre disponibile, e lui sa che noi li vogliamo bene, perché appunto chi vive il territorio come noi, chi ha questa passione che ha lui, la passione che abbiamo noi. Quindi quando sentiamo queste due parole insomma, ci fa veramente piacere. Tu sai che sempre volentieri sei insomma. Vi devo appunto dire che mi ha chiamato poco fa il presidente di Alto cioè della provincia, arriverà, ha detto che arriverà, però qualche altro impegno. Quindi insomma, ha detto che arriverà sicuramente, che ci sarà anche questa. Che cosa era questo progetto? Io ho la necessità di mettere di lato sì, leggo un po'. Noi siamo partiti appunto da questo, quando abbiamo pensato diciamo, a questo progetto, abbiamo pensato appunto a quello che diceva appunto prima della persona, cioè a questo modo, ecco, quello che era la tradizione nostra di questo discorso. E allora, quando abbiamo portato avanti questo discorso, il progetto come si chiama il cambiamento sociale dei modelli enogastronomici dalla civiltà contadina alla civiltà moderna, quindi abbiamo voluto proprio portare questo paragone. Sì, va bene. Questi sono alcuni dei prodotti interessati a questo progetto, che hanno preso in forza Ciancaria, Romino, Casaluomo, Montefaro, De Vicento, Lucetta, Monte Sant'Angelo, Rossano, Lune, Sant'Angelo, Trovi è molto vivo per quanto riguarda la provincia di Foggia, poi c'è Corato e Corribuglia per quanto riguarda appunto, la provincia di Bari e poi c'è Vicini per quanto riguarda la Bari. E il progetto che cosa era appunto? Era appunto questo, perché che cosa volevamo dire? E volevamo dire che questo cambiamento ha portato proprio alla reazione di stili di vita, no? Quindi la conseguenza proprio del cambiamento delle nostre dell'identità nostra. Quindi, perché appunto la società prima si basava principalmente sul valore dei campi, quindi si cercava molto sull'alimentazione, sui cereali, sul pane, su quello che appunto diceva anche prima Beppe. E quindi molto in destra, in parte queste cose. Quindi era un'alimentazione molto povera, ma era un'alimentazione di sostanza. Quindi era necessario appunto spalare le famiglie. Molte famiglie erano numerose, ma Spasetta che diceva Alberto Casone era proprio questo piatto che io ricordo, anche se vuole dire, ma non ricordo, non ricordo anch'io, insomma, l'età ci porta anche a questo. Poi che c'è successo? È successo questo cambiamento, questo appunto di industrializzazione di mondo globale, che ha portato invece proprio al cambiamento della vita, quindi la vita più frenetica, non è più come prima. E questo soprattutto anche per le donne che stanno non stanno più in casa, stanno fuori perché si lavora, vanno fuori. E quindi il risultato qual è? Quello della cucina disbrigativa, la cucina, ecco, il famoso diciamo noi del ciclo spaziale, quindi la cucina veloce, cibo, grassi, zuccheri, patatine, hamburger, ketchup, cioè tutte queste cose che insomma forse i ragazzi piacciono molto, però insomma questo che sono. Però questo ecco, era un modo che ha portato proprio al cambiamento, cioè ha fatto bene per i piacini che arrivavano insieme con appunto la cucina di una volta. Poi, quindi il progetto che cosa fa? Mira appunto a sensibilizzare i giovani a rispetto per riscoprire le proprie radici culturali attraverso la valorizzazione del patrimonio e dell'organizzazione, sviluppando appunto la conoscenza del proprio territorio mediante la scoperta del cibo e dei sapori, dei sapori di cibo.
Quindi si punta a far crescere appunto la consapevolezza della potenzialità del territorio per raggiungere un livello di conoscenza proprio del patrimonio stesso, sia materiale che immateriale. Questo è importante. Che cosa, quali erano gli obiettivi di questo progetto? Principalmente erano tre. Quindi la valorizzazione del patrimonio culturale e materiale, come era il cibo, il programma di gastronomia, ma appunto e le tradizioni enogastronomiche. E sensibilizzare i giovani, la scuola, la cosa più importante. Ecco perché c'è una valenza veramente grande stare in questa scuola, vedere questi ragazzi che portano avanti questo discorso. E il problema è proprio parte proprio dalla scuola, anche dal patrimonio materiale, non solo quello immateriale. Cioè non solo in quante scuole si conosce il proprio territorio, quanti ragazzi conoscono il proprio territorio, questo è un discorso un po' particolare, insomma, perché il problema è proprio questo, nelle scuole a volte forse non si porta avanti questo discorso, si conosce sicuramente la matematica di italiano, ma non si conosce il castello di Lucera e così via, insomma, c'è un po' di questi problemi. E quindi è sensibilizzare il giovane la scuola proprio alla conoscenza del patrimonio materiale che c'è, e in particolare, visto che parliamo della gastronomia, quindi del mangiare, sanno e poi c'è l'incremento della programmazione di là a valorizzare appunto il famoso patrimonio materiale che dicevamo prima. Noi ci siamo basati su tre direttrici, abbiamo fatto tre, uno è il recupero del patrimonio culturale e materiale, e abbiamo dato degli indicatori, siamo partiti da un indicatore che è quello appunto del patrimonio gastronomico, prodotto tipici, la tradizione di Tirino. E siamo qui da una situazione di partenza che proprio c'è una scarsa informazione su questo patrimonio gastronomico, soprattutto come dicevo prima da parte dei giovani. C'è una scarsa conoscenza, i giovani non conoscono questo discorso dell'immateriale, quindi anche delle relazioni. Il risultato che noi abbiamo atteso, che cerchiamo, era quello di far conoscere queste produzioni, appunto queste produzioni gastronomiche, queste tradizioni alimentari ai giovani e alla popolazione. Poi, che c'è? C'è, come ho detto, la pubblicazione di questo patrimonio gastronomico. È insufficiente. Non c'è molta pubblicazione nel nostro territorio. Forse negli ultimi anni sono nato un po' di pubblicazione sul cibo, sulle ricette, eccetera, ma è molto scarso questo discorso. E appunto noi l'obiettivo è quello di realizzare degli opuscoli, come poi è stato fatto da tutti noi in questo progetto, con tutti quanti hanno realizzato un opuscolo tipo delle ricette, con altre tradizioni, per portare avanti questo discorso. Poi l'altro indicatore che abbiamo fatto l'altra che è difficile da valutare in questo progetto era appunto avvicinare i giovani, come abbiamo detto, e la scuola dei ragazzi, appunto su queste attività didattiche, sul cibo, e sensibilizzare le nuove generazioni a scoprire e a tramandare questo patrimonio di materiale. Siamo partiti appunto da un indicatore, lavoratori didattici dedicati al cibo e all'alimentazione in genere. L'indicatore di partenza è appunto questo, scarsa attività, non c'è molta attività di sensibilizzazione al cibo, sia nelle scuole sia a livello di tradizioni locali. Il risultato che noi speriamo è appunto quello di incrementare questa prima, lo riusciamo a vedere, e quindi per creare dei laboratori didattici dedicati, insomma, scegliamo che cosa vogliamo fare, dobbiamo cercare di aumentare, soprattutto dei giovani, questa abbiamo dato un'indicazione che abbiamo detto di andare a vedere, l'avevo appunto tutta sotto questa aspetto, però insomma, come vedete, c'eravamo fatti questi obiettivi. Poi le liste di dare questi produttori, questo è un altro grosso handicap nostro, cioè è importante, c'è proprio una scarsa presenza di giovani, cioè non si fanno le liste di dare, si fanno dei centri storici, questo gran parte delle liste di dare si fanno dei centri storici. Invece è importante portare i giovani, i visitatori in questi posti, ci sono tanti posti belli, ci sono tanti concerti, ci sono tanti forni, ci sono cimini, c'è un fantastico bambino a Borini, non so quanti di voi l'hanno visto, lo so di Borini, è un patrimonio incredibile. Forse tra qualche anno vedo che c'è qualche scuola che sta andando per le mani, ma allora guarda, lo spirito quanti di voi hanno mai visto quella cosa. è qualcosa che veramente è bello. Che cosa noi volevamo? Abbiamo
consentire tramite come se riesce a dare la conoscenza di questo processo. E poi per essere verso i seri contadini, cioè proprio una posizione che non siamo abituati noi ad avere. L'altra termine era questa, appunto, implementare sul territorio legate, per esempio, legate alla valutazione della cultura di materiale, quindi del ciclo di questo caso. Partiamo dai numeri del numero di manifestazioni, ce ne sono tante, però sono ancora, non siamo ancora al prossimo livello. Noi pensiamo che le iniziative insomma, che sono legate al ciclo sono ancora molto scarse. Quindi bisogna aumentare le iniziative, proponire proprio il concetto del patrimonio materiale, e questo è la ragione. Poi abbiamo un altro problema che il numero degli iscrittori del progetto è proprio insufficiente, non serve arrivo i dati, cioè i dati delle manifestazioni che si fanno, spesso non arrivano, ci sono località e posti dove proprio c'è sempre il comune non ci si dice, ma vedete perché noi quando andiamo a vedere dove il presidente di Padre, quando andiamo a vedere quelle brochure che lui fa, vediamo che ci sono migliaia di manifestazioni, centinaia di manifestazioni, però non si sa mai queste manifestazioni chi ci dicono, non si sa, non si capisce. Non si capisce. E quindi questo è importante, cioè quantificare tutte le liste per queste cose, è importante proprio per questo, per conservare questo. E poi l'intervento di pubblicizzare appunto le iniziative, anche questo non è molto. Siamo abituati a pubblicizzare il settore del nostro paese, del nostro ma finisce lì, perché tutte le pubblicità sul nostro paese, tanto nostro paese si sa che si fa la sala, che si fa l'iniziativa. Cerchiamo di portare all'esterno quello che noi facciamo, perché è l'unico modo per far fruire queste cose alla gente, è importantissimo questo discorso. E poi penso che abbiamo finito. Insomma, questo è, scusa, ecco, i risultati, diciamo. E finiamo con questo. Noi con questo pensiamo, questa crescita sociale, socio-culturale del territorio, questo è uno dei risultati di questi progetti. Aumento del senso di appartenenza e di più alto impegno sociale, formazione di esperti nel settore della cultura e in particolare della gastronomia, e la crescita di volontà partecipare a questo progetto. Questo è importante, è importante per queste ragazze. Speriamo che con questo discorso possiamo agevolare l'ingresso di queste ragazze nel mondo del lavoro legato, siamo forse non questo discorso, però voglio dire, cercare di legare questi ragazzi ai beni culturali, insomma, al lavoro del turismo e dei beni culturali. Mi piace, forse siamo con nessuno, ma voglio dire, era questo che io cerchiamo di fare. Concluso in questa cosa, io ringrazio tutti, ripeto, questo progetto, lo dicevo prima, sono state due volte tante cose. Oggi purtroppo per vari motivi non ci sono per loro. Questo è veramente mi dispiace, perché sono comunque a parlare di questa cosa, perché c'è questa iniziativa che è stata programmata da tanto tempo. Quindi, insomma, sono da un po' fastidio, insomma, per i messaggi che oggi non ci sono, perché le cose non si fanno, non si fanno. E siccome questa è una iniziativa che bisogna fare già da un tempo, poi siamo stati impegnati alla vita di Milano, dovevamo farlo già il 9 di settembre, 9 di febbraio. Poi abbiamo avuto questo impegno alla vita di Milano, cioè quella lì, la manifestazione, quindi le loro lo sapevano, che si faceva, però ecco, nascono sempre queste cose, ma facciamo perdere il problema nostro, che normalmente ce lo risolviamo. Quindi io volevo, però, far parlare per adesso i ragazzi di questa cosa, o almeno quei ragazzi che ci sono, che hanno portato avanti questa cosa, che poi è la cosa più importante, insomma, alla fine questa manifestazione è per loro, perché insomma, vogliamo far vedere a tutti quello che loro fatto è importante, insomma, perché il nostro obiettivo è quello che questi ragazzi, questi giovani rimangono con noi, rimangono nelle nostre associazioni, anche perché sono qui tra 60, 65, 50, cioè l'età inizia a aumentare per tutti quanti. E quindi insomma la speranza è che questi ragazzi restino con noi, anzi ci vedono mancare, cioè, ci vengono andare via perché siamo noi. Il nostro augurio è questo, proprio la verità è questo, va bene? Oh, quindi mi dici? No, io non so se siete d'accordo, io volevo prima fare questo. Ti spiego. Tu hai innanzitutto un tema molto importante, ho parlato di ketchup, quindi non è più una
di esigenze di marca, non esigenze di cura, no? Sì. E allora magari forse la dottoressa, cioè, è un concetto di questo. Se la dottoressa è d'accordo, io volevo prima andare a far parlare ai ragazzi, no? Ah, giusto per andare, voglio far parlare ai ragazzi, poi i ragazzi siano in base a questo progetto che noi abbiamo fatto, che cosa vogliono realizzare. E poi, ecco, la dottoressa secondo me può essere di chiave, ci può dire qualcosa di più, secondo me. La vedo che è telecamicamento, ci scrive. Allora, andiamo in ordine alfabetico per quelli che ci sono, perché se non parla Caria e Vicino, che io da quello che ho visto non ci sono. Quindi, Bovino, in ordine alfabetico c'è voi. Quindi, come vedete, la ragazza che si chiama Giovanna Mena, che si impara, quindi loro hanno sviluppato. Parlateci appunto di che cosa avete sviluppato di questo. Il progetto che abbiamo voluto realizzare nel corso dell'anno del servizio civile è stato questo opuscolo, quindi questo è il risultato del nostro lavoro e dei nostri studi. Abbiamo analizzato attentamente il titolo del progetto, come adesso ha spiegato, il cambiamento sociale dei modelli gastronomici. Attraverso le informazioni siamo stati a contatto con il cambiamento sociale dei modelli gastronomici che si basava più che altro sui cereali, sul frumento, la trasformazione dei cereali in pane. Invece noi abbiamo voluto come tema centrale quello del maiale. Qual è che dà la possibilità ai bambini di crescere e vedere
già in passato ho avuto dei tagli di che abbiamo trovato presso la Prologo, che ricordiamo che vedono, no? Sono anche questi soldi del patrimonio immateriale, soprattutto anche quello materiale, quindi ciò che è stato prodotto nel corso del tempo, quindi da parte di vari studiosi, quindi soprattutto sul passato, le tradizioni del passato, come veniva lavorato il materiale. E anche se apparentemente questo il tema di materiale possa essere al giorno d'oggi, magari mai possiamo dire non quello della materia, cioè così, un elemento che possa essere in contrasto alla cosiddetta legge mediterranea, in realtà è passato dopo era fatto, perché in passato anzi il materiale era l'unica fonte di sostentamento delle famiglie. Perché se possiamo scorrere tranquillamente, queste sono le pagine appunto dei vari capitoli, dove è spiegato essenzialmente nel primo capitolo la storia del materiale di come veniva fatto, e soprattutto come potete avere modo di vedere, qui abbiamo inserito nel corso di queste ricerche alcune delle poesie, diciamo quelle che sono riuscite a trovare, che hanno fatto tema del materiale, soprattutto alla vita contadina che si svolgeva, quindi al tema innanzitutto appunto dell'arrivamento, dell'acquisto del materiale presso queste fiere, il materiale che abbiamo conosciuto come se fosse uno di famiglia. Poi aveva la decisione, e l'incisione stessa infatti rappresentava un momento di festa, perché era il momento, praticamente questo che noi stiamo vivendo in questo periodo, il periodo invernale, soprattutto il mese questo di febbraio, quindi il periodo più freddo, deve avere la festa, quindi perché era l'unico proprio alimento che in passato appunto era fonte di sostentamento delle famiglie spesso numerose. E innanzitutto forniva, quindi sostentamento per tutto l'anno, quindi il maiale non è come oggi che possiamo dire si mangia tutti i giorni di avere un'abbondanza, ma veniva praticamente le porzioni di maiale che venivano preparate, venivano distribuite e razionalizzate, possiamo dire, lungo il corso dell'anno. Un altro paragone che abbiamo voluto inserire è stato quello della ciccia, che oggi è uno dei nostri prodotti tipici, che veniva prodotto nella città contadina con la carne di pergola, ma che oggi è prodotto con la carne di maiale, e la nostra salumina è davvero fatti bene, è un esempio, è uno dei salumi meno grassi e fa parte dei nostri prodotti tipici. Abbiamo concluso poi il nostro muscolo con una serie di ricette della dietro quali quelli della Colombia, che celebrano anche i nostri piatti tipici di oggi, come quello del soffritto che ormai è presente tutti i giorni sulle nostre tavole. Vengono chiamate fuori per lavorare, e questo
veramente firmato e programmato. Quindi, ragazzi, allora, appunto, parliamo di Lucia, di questo corso che ha realizzato. Questa bella ragazza, se non sbaglio, appena iniziato il servizio civile, cioè il servizio di un nuovo progetto, è iniziato qualche giorno fa, il giorno prima. E questo, appunto, questo progetto che andremo a fare, più o meno parlerà sempre del loro strumento, e quindi parlerà appunto il titolo. E poi si deve sapere una cosa, quanto c'è il progetto, cioè chi fa i titoli, chi fa quello, ma io lo sai, chi è il titolo. E quindi creiamo questo libro dalla terra alla tavola, cioè che insomma è lunghissimo, non lo ricordo, è quello che andremo a fare. Quindi, per poter realmente pubblicizzare questo discorso. Purtroppo questo
problema che abbiamo. Quindi insomma io adesso sì, mi hanno fatto questa al sindaco, diamo la possibilità a questi lavori e questi ragazzi quello che viene realizzato di poterli far vedere, perché altrimenti rischiano come sempre spesso di rimanere nei cassetti delle nostre associazioni e si perde con quello che è stato appunto il lavoro che abbiamo fatto. Quindi certo il sindaco è andato via per avere detto il video, si viene tutto, diciamo di quando si cerchiamo di dare la possibilità di vedere questo bel lavoro, insomma, in maniera più. No, so, dicevo prima che anche la certezza nel linguaggio, perché è difficile trovare magari dei vocaboli che ormai non esistono, quindi questo, con l'aiuto di grazie di Gesù Morlato, è stato possibile riprendere anche vecchi vocaboli che ormai erano vissuti. È la produzione di uno di quelli più attivi. Poi c'è la professoressa Rovanda, la professoressa Rovanda, chiaramente la loro di voi, che con tutto il discorso di quindi sono diciamo quelli che abbiamo confrontato, ci sentiamo spesso, lo sa che ci sento che io sono un cottolino, non è questo. Abbiamo prima la messa, ci vogliamo bene tutti quanti, va bene. Allora, gruppo di Puglia. Quindi, una ragazza di Puglia. Sì, c'è un po' di
si deve fare una corsa di mandorle di sopra e all'inferno non c'è niente di tutto e si marina. E l'altro è piccolo di cuore. Sì, perché non dico una ricetta, dico qualcosa che ha avuto Luciana. Il nostro obiettivo è stato quello, poter potenzialmente un paese con questa canzone. Quindi ancora oggi, verso anche tutta la Puglia, non siamo a poter mangiare il cibo da fast food, ma anche abbiamo lo spettacolo che c'è, quindi le tradizioni sono sempre vive nella nostra città, però ovviamente hanno subito delle modificazioni nel tempo, ci sono state dei cambiamenti. Quindi quello che abbiamo fatto è anche stato scrivere delle ricette che venivano fatto un tempo, grazie alle nostre nonne, grazie anche all'impiegato a casa, che sono state comandate di generazione in generazione. E, ovviamente mi è sempre ricco quello di delle città da lì dove c'è di più e anche da un periodo di novembre che per noi è molto importante per la questione del primo canto cielo, tra l'altro noi siamo capofila della saga ed è un prodotto tipico proprio della nostra della regione e lascia anche perché dicevo già abbiamo già in Puglia perché oggi bisogna essere social quindi, abbiamo portato anche a questo. Va benissimo, grazie. Grazie, bella linea, il nostro operato. Grazie, ragazzi, presidente della Pop di Luca, questo signore qua, che oltre essere presidente del proprio regionale, è anche presidente del proprio regionale. Qui abbiamo analizzato
analizzato il presente e il passato, quindi facendo le differenze tra come veniva effettuata la mietitura, la potatura, tutti i lavori che venivano effettuati nelle campagne ieri e oggi. A questi sono stati correlate delle ricette della tradizione antica, ma che fortunatamente a Sant'Agata per la maggior parte dei casi sono ancora di uso comune, come per esempio il pancotto. Un'altra sezione è quella delle olive e dell'olio. Anche qui è stata effettuata la differenziazione tra ieri e oggi, mostrando anche l'antico oratorio del 500 che abbiamo a Sant'Agata di Puglia con la macina in pietra che è fatto vedere dalla Prologo di Sant'Agata nelle visite guidate, e anche queste correlate da ricerche come quelle delle fritte. Stessa cosa effettuata per la biologia vegetale della frutta, passato e presente, come con le fave e cicoglie, e ieri oggi anche per l'uva e il vino con i cicciuot, che è un dolce tipico che viene preparato nel periodo dei morti. Ogni ricetta è stata correlata con l'alimento principale, quindi è stato suddiviso il libro, abbiamo fatto un bel lavoro di selezione e di divisione delle ricette in base all'alimento fondamentale. L'allevamento è un'altra categoria di questo libro ed è divisa in carne con la quindi è l'allevamento come del pollame, del ovino, bovino, come veniva effettuato prima e come veniva effettuato oggi con l'uso degli allevamenti intensivi, e quindi correlate anche queste da ricerche, come per esempio quella dei dolcinelli. Altra sottocategoria è il formaggio e latte, e quindi sempre le differenze tra ieri e oggi con la nostra costata di ricotta o pizza con la ricotta. Ultima parte del libro è rappresentata dalle tradizioni di università e festività, quindi abbiamo analizzato i cambiamenti sociali e culturali nella popolazione sant'agatese, quindi attraverso l'analisi demografica tra ieri e oggi, la presenza dei negozi che sono andati diminuendo purtroppo grazie alla diminuzione della popolazione, e le differenze che ci sono nella cultura sant'agatese, come per esempio quella dei matrimoni, che ha visto un enorme cambiamento tra il passato e il presente, come anche tante altre tradizioni che sono scomparse, come la creanza di uno scarpero, come tante situazioni che non si creano più. Le festività che sono state introdotte nel libro sono tutte quelle che comunemente avvengono nel periodo di Natale, di Pasqua, correlate dalle ricette che sono direttamente all'interno delle festività, come per esempio su Sumeria e Natale, le panelle e le mammelle di San Biagio e Sant'Agata, che vengono portate casa per casa dalle sant'agatine durante questi giorni, e ultimo le leggende popolari, che sono la base, il fondamento dei racconti dei nostri nonni, e quindi che sono parte essenziale della cultura di un popolo. Nel frattempo vi lascio con il video che abbiamo creato per il Mani in Pasta, che è con il video Mani in Pasta che abbiamo creato per il Ludus durante il periodo estivo, in collaborazione con il Comune di Sant'Agata di Puglia, e per tramandare questa usanza della pasta fatta in casa. Ringraziamo inoltre la Prologo, Gerardo Leonetti, il nostro presidente, che ci ha...
stato veramente bello, ci ha fatto veramente crescere. Però, grazie per l'attenzione. Secondo me bisogna portarlo sul cartaceo, perché poi il digitale va per tutto. No, no, noi grazie al Comune di Santa Rosa siamo riusciti ad essere pubblicati in 18 copie. E quindi... Qual è il nostro problema? Pensavo che era solo digitale. No, grazie, sono stato, insomma, il Comune molto gentilmente ci ha dato la possibilità